Amici, oggi voglio parlarvi delle scie chimiche. Le scie chimiche sono un problema in Europa, in Australia, in Nuova Zelanda, negli Stati Uniti. Diciamo che c'è come una mappa per queste scie chimiche che vengono buttate nell'aria, che non sappiamo a lungo andare cosa porta, se non porta dei problemi alle piante quando cascano giù queste scie chimiche, se non porta problemi che noi lo respiriamo, se non porta problemi per il nostro clima, se non porta problemi per la nostra terra. Però in Repubblica Dominicana le scie chimiche non ci sono e quindi siamo fortunati qua, come tanti altri paesi che non fanno parte di questa cosa. C'è una mappa su internet e quindi io vi consiglio a tutti, per quelli che si vogliono trasferire qua, non esistono le scie chimiche, quindi potete stare tranquilli. Ok, ora vi faccio vedere che c'è un cielo bellissimo e qui è tutto l'anno bello, a parte certi periodi che c'è la stagione delle piogge, però il clima tutto l'anno caldo, dai 23 gradi, 33, 34 gradi, non è che fa un caldo micidiale, fa un caldo che si sta bene e quindi ve lo consiglio. Forza ragazzi, che qui non c'è questo problema, in altri posti permettono queste cose, e quindi lì che si vede che c'è proprio qualcosa dietro i governi che tira i fili. Svegliatevi ragazzi. Chiedete ai vostri governi, chiedete perché non si possono fermare le scie chimiche e perché continuano a farlo, a obbligare, a buttare nell'aria le scie chimiche, perché? Anche se noi non vogliamo e siamo in democrazia, siamo in democrazia. Che democrazia è se non possiamo decidere noi, se non possiamo votare, se non possiamo per certe cose? Pensateci bene, ok? Saluto a tutti, Davide Lacoste, vi mando un forte abbraccio, grazie a tutti che mi seguite. Bye, Davide Lacoste.